Voi mi conoscete? Sapete la verità. Quando la rabbia è libera. In fondo uno violento è una persona che fa quello che pensa, fino in fondo. Dieci anni di carcere non è che se bastano per pagare la vita che ho tolto. Però 10 anni cambiano le persone, cambiano anche gli alberi. E quindi io non credo di avere niente da dire, cerco solo di svegliarmi e di andare avanti. Ogni giorno. Bentornati a Il Bello della Diretta, la vostra lente di ingrandimento sulla cronaca. Bene, siamo giunti alla fine anche di questa puntata, una puntata davvero speciale che ci ha permesso di conoscere meglio Filippo e la sua incredibile vicenda. Una straordinaria storia in cui un uomo, vittima della propria follia, ha saputo trovare la forza per chiedere aiuto. Una grande lezione per tutti, come per dire: c'è sempre un modo per ricominciare, no? Bene, che cosa abbiamo imparato oggi? Che non tutto il male viene per nuocere, amici miei, e che la verità sta sempre nel mezzo. Pensate a questa cosa. Buonanotte e a domani notte, questo è Il Bello della Diretta. Signori, qui ci stiamo giocando la faccia, eh?
ma c'è da guadagnarci e gli elementi ce l'abbiamo tutti. Abbiamo un omicida da riabilitare, abbiamo un programma di successo. È geniale sta storia. Come intendi farlo però? È molto semplice, lui non dovrà fare altro che entrare in acqua e salvare la bambina. L'ha raggiunta e l'ha portata a riva, senza pensarci un attimo. E se non fosse stato per lui, a quest'ora la mia bambina non ci sarebbe più. Lei è tutta la mia vita. Ha soltanto 8 anni. Per fortuna che ci sono persone come lei. Lei è un eroe. Grazie. Anche se alla fine direi che non esiste una regola o una ricetta per avere una trasmissione di successo. Secondo me l'importante è riuscire ad avere personaggi sempre nuovi che riescano a catturare l'attenzione del pubblico, insomma, ad emozionarlo, ecco. So che per te è un tasto un po' dolente, Marco, ma ci puoi dire qualcosa su Filippo Pretti? Beh, rifacendomi anche alla domanda precedente, direi che il successo di Pretti era dovuto principalmente al fatto che lui era uno di questi personaggi. Cioè, era un soggetto televisivo assolutamente nuovo, mai visto prima. Poi però, vedi, entrano in gioco tanti fattori, cioè l'abilità del singolo nel sapere reggere la pressione di fronte alle telecamere, il suo riuscire a rimanere sincero, autentico, vero. Beh, insomma, diciamoci la verità, ormai tutti conoscono l'episodio del finto salvataggio della bambina. Ed ecco, io vi posso assicurare che in quell'occasione Pretti ci ha preso tutti per i fondelli, me per primo. Anzi, ancora una volta io ci tengo a scusarmi personalmente a nome di tutta la redazione per aver lasciato che accadesse una cosa del genere, ma voglio anche ribadire la mia totale estraneità con quanto accaduto. Va da sé che dopo un episodio di tale portata Pretti sia stato allontanato dagli studi. Anche se devo dire che già prima che uscisse fuori la verità su questo episodio, Filippo aveva cominciato a comportarsi Grazie e bentornati al Bello della Diretta, la vostra lente di ingrandimento sulla cronaca. Pochi istanti di pubblicità e il vostro Marco Binelli darà il via a un'altra eccezionale puntata. Semplicemente un ospite straordinario, una storia mai sentita. A tra poco.
Bene, Diego. La settimana scorsa abbiamo parlato di come tu hai mosso i tuoi primi passi verso il mondo dello spettacolo. Vai con la 3. Ok. Pronto con la 2. Ora. Un mondo pieno di egoismi, un mondo pieno di insidie, di... Girati. Buoni, state fermi. Vai avanti. Vai avanti. Inginocchiati lì. In ginocchio. No, fermi, fermi, per piacere, seduti. Tu puoi andare anche a casa. Ok. Silenzio. Vieni avanti. In ginocchio. Calma. Ho detto silenzio. Parlo italiano. Ragazzi, questo è pazzo. Sì, è pazzo, ma noi facciamo il botto. Non svenire e rimani su di lui. La 2 sulla pistola. Mamma mia, guarda che faccia. Cazzo, ma cazzo è entrato qui? C'è la pistola. Stai zitto. Chiedo solo una gentilezza, di stare in assoluto silenzio e di non guardarmi. State tranquilli, ascoltate quello che vi dico e non succederà niente a nessuno. Voglio solo indietro quello che mi hanno tolto. Io quello che ho fatto l'ho pagato. Ho pagato. Sono stato 10 anni in carcere. Sono uscito, sono un uomo libero. Ma per voi no. Voi la verità la sapete. Vi siete fatti un'idea. Perché voi guardate la vita degli altri. Scegliete. Buoni, cattivi. Perché? Sì, certo che potrei fare una strage, sparare a questi signori in studio, sparare a lui. Sparare a lui. Forse anche... Sono stanco. E allora? Che ne dite? Cosa volete? L'omicida? Il pentito? Il malato di mente? Perché no? Eh? No, 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 no. Voi avete già deciso, voi volete il vostro eroe. Vincolati a quelle cazzo di sedie. Sous-titrage Société Radio-Canada.
cielo.